Giacomo, un primo tempo che io ho definito quasi perfetto, 15 minuti per fare due gol e un possesso palla che credo abbia sfiorato o superato il 70%, quindi una Massese nel primo tempo squadra di rango. Poi nella ripresa non si è capito cosa sia successo negli spogliatoi, la Massese è tornata in campo, era timorosa e si è fatta superare soprattutto in velocità nel reparto che sembrava il più solido, quello del primo tempo, cioè in difesa. No, sai, e purtroppo quando riapri una partita dopo aver preso 2-1, come sempre ti viene un pochettino di paura e non siamo più riusciti a ripartire. Poi, come abbiamo fatto bene invece l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, dove poi abbiamo trovato altri due gol, devo dire che ci ha dato una grossa mano Di Paola quando è entrato, perché ha fatto davvero 20 minuti importanti, però dai. Mi spiace perché magari sono partite che puoi gestire in maniera migliore, invece ormai questa è una costante, che il gollettino così anche a difesa schierata lo prendiamo, però dai, poi alla fine conto il gol e un'occasione, quella della deviazione sul calcio d'angolo, su un cross dall'esterno, poi obiettivamente siamo stati bravi anche a difendere, poi avevamo anche un po' di problemi dentro il campo perché Zambarda ha chiesto il cambio, Pagana ha chiesto il cambio, Ancini non era proprio nelle previsioni che dovesse entrare, invece poi è entrato anche molto bene, anche lui ha dato una grossa mano. Ecco, i cambi oggi sono stati cambi importanti che ci hanno fatto fare un po' la differenza in un momento di difficoltà. Poi Sesti Levante è una squadra in salute che sta bene, giocatori giovani e importanti, se no non vinci a casa con la prima in classifica domenica scorsa. Quindi al di là di poi un po' di patemi che abbiamo avuto, questa è una vittoria importante, ci permette di rimanere agganciati lì, 4 punti, 6 partite alla fine, vediamo cosa succede. Oggi esordio dal primo minuto di Lucaccini. Faccio i complimenti perché è stato davvero bravo, erano i primi 90 minuti, è stato sereno, ha fatto le cose semplici, ci ha dato una mano e se lo merita, perché è già da un po' di settimane, se ti ricordi che lo dicevo, che è un ragazzo splendido, che meritava anche una chance, questa è venuta oggi, sono contento che abbia fatto davvero un'ottima partita. Sesti Levante che nel primo tempo sembrava quasi annichilita dalla Massese, invece nella ripresa ha mostrato un volto di freschezza, di agilità, una squadra che ha messo in mostra anche delle trame interessanti. Direi che non sembrava una squadra di così bassa classifica. Ma in realtà non lo è, perché nel girone di ritorno fino prima di oggi aveva fatto i punti che aveva fatto in tutto il girone d'andata, quindi è una delle squadre che aveva fatto più punti, 16 mi sembra, mentre nel girone d'andata ne aveva fatti 16 in 17, ora ne ha fatti, fino alla partita di oggi ne ha fatti 16 in 10 gare, quindi è una squadra in salute, hanno cambiato un po' rispetto a quando siamo andati all'andata, però dico, hanno giocatori giovani e veramente secondo me di prospettiva, e quindi poi sai, perdi 2-0, trovi il gol del 2-1, ti acquisisci fiducia, noi ci siamo un po' spaventati, non siamo più ripartiti e è venuto fuori poi il secondo tempo, è venuto fuori, però ripeto, oggi secondo me sono stati davvero decisivi i cambi di chi è entrato, Ancini, Di Paola, ma lo stesso Ndiaye, e ci hanno dato una grossa mano poi per portare la partita in fondo senza grossi patemi. Diciamo che uno dei giocatori più rappresentativi della Sesti Levante era questo portiere Caio Gobbo Secco, che domenica scorsa era squalificato, sostituito dal massese Eric Bigini. Questo Caio Gobbo Secco ha preso 4 gol, però per esempio nella ripresa su un colpo di testa ravvicinato di Maccabruni si è dimostrato decisivo. Se ti ricordi anche l'andata fece una partita importante. È un portiere che ha grande struttura, ha un calcio che arriva quasi all'area di rigore, quindi anche su queste situazioni siamo andati un po' in difficoltà, su questi rinvii lunghi, sulle seconde palle magari, specialmente nel secondo tempo abbiamo fatto un po' di fatica ad arrivarci, però è un portiere, insomma, anche i trascorsi credo siano trascorsi importanti, quindi è un portiere esperto, non è un giovane, e quindi sicuramente un valore aggiunto per il Sesti Levante. Grande partita, perlomeno per quello che mi consta, di Zambarda, che è ritornato al suo ruolo originario. Sì, partito secondo me un po'
forse timoroso, era tanto che non facevo questo ruolo, ha sofferto in un paio di circostanze Mobilio sui tagli con palla al piede, però poi dopo ha acquisito quella sicurezza e quella tranquillità che ci vuole poi per fare quel ruolo. No, ma Zambarda è un giocatore che può fare due o tre ruoli da difensore, quindi è sicuramente un valore aggiunto per noi, meno male che è stato recuperato e sicuramente ha fatto bene. Poi era al limite dello stiramento, quindi ha chiesto il cambio e ora speriamo che martedì non ci siano sorprese, insomma, però Zambarda è sicuramente un buon giocatore. Domenica prossima contro una Divizzano Borgo a Mozzano che sotto 2-0 a Viareggio è riuscito addirittura a vincere 3-2, una preoccupazione in più? La preoccupazione è perché sono squadre che si giocano la permanenza nella categoria per evitare i play-out, perché penso che nel conteggio dei punti fatti nel girone di ritorno sia anche il Divizzano una squadra che ne ha fatti tanti, hanno cambiato e hanno preso giocatori importanti, perché hanno preso Zuppardo, hanno preso come si chiama il centrocampista che era Montecatini, ex Pistoiese, è sicuramente una squadra diversa. Poi giocheremo in un campo dove giocare a calcio e palla a terra sarà un po' difficile, però lo sappiamo già da adesso, quindi bisogna preparare la partita per andare a giocare una battaglia a Divizzano, perché ecco, domenica secondo me deve avere una partita dove i punti valgono doppio e quindi bisogna prepararla bene. Argomento che ha introdotto adesso te in chiusura di questa risposta, oggi il terreno degli Olivetti è veramente spettacolare. Ma è da quando Angelo e Franco lo curano è diventato uno spettacolo. Poi è chiaro che ora la stagione, obiettivamente noi ci siamo sempre stati attenti a non andarci dentro a fare gli allenamenti, quindi ora è davvero un campo, penso che non ce ne sia in questa categoria, i campi sono importanti, io ci guardo, perché se vuoi giocare a calcio devi avere un bel campo, quindi ora ringrazio Angelo e Franco che davvero hanno fatto un lavoro straordinario. E ringraziamo anche Giacomo Lazzini perché in settimana si è prodotto in una piccola performance da giardiniere. No, aveva finito, mi sono messo sul trattorino a rullarlo un po', è anche un divertimento dai, per liberare un po' la testa dalle tensioni che ci sono durante la settimana. Benissimo, grazie mille, in bocca al lupo.